Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parliamo di come vivere dalla fine e mantenere lo stato di desiderio realizzato. Prima di cominciare mi presento per chi è nuovo del canale, mi chiamo Silvia, mi occupo di legge di assunzione, mindset e self-concept, in particolare per il femminile in evoluzione. Bene ragazzi, partiamo con l'argomento di oggi. Innanzitutto dobbiamo ricordarci che noi viviamo sempre dalla fine di qualcosa, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché noi per fare esperienza umana dobbiamo necessariamente incarnare un self-concept, quindi un personaggio, un ruolo, uno stato. Non è possibile diversamente. Quindi, per poter vivere dalla fine che desideriamo, dobbiamo farci questa domanda. Che versione di me sto incarnando in questo momento o prevalentemente? Una volta che noi abbiamo fatto questo esame di coscienza, abbiamo realizzato che dentro di noi non siamo prevalentemente la nostra versione che pensa dal desiderio, siamo in potere per poter cambiare le cose. Quando invece noi cerchiamo di manifestare, e già il termine stesso ci dà indicazioni su che versione di noi siamo in quel determinato momento, io sono la versione di me che sta cercando di manifestare la persona specifica. Quindi io sto vivendo in un finale. Okay, ma quel finale mi rifletterà che io non ho nel mio 3D la mia persona specifica, io sono quella persona e quindi mi ritroverò a cercare ulteriori affermazioni, ulteriori tecniche, a consumarmi con i contenuti di YouTube, con i coach, tutti i coach possibili e immaginabili di manifestazione consapevole, eccetera, eccetera. Quindi, per mantenere e stabilizzare lo stato di desiderio realizzato, prima di tutto onestà interiore, dove sono prevalentemente, e quello lo potete fare con una buona dieta mentale, ossia andando a controllare ogni tanto durante la giornata che versione di voi stessi state incarnando in relazione al vostro desiderio, per esempio. E qui, appunto, utilizzare qualsiasi tecnica, che sia l'affermazione, la visualizzazione, per riportarvi allo stato di desiderio realizzato, quindi a incarnare la versione di voi stessi che ha ciò che desidera. I problemi che si incontrano per mantenere lo stato realizzato sono essenzialmente due: la poca consapevolezza, quindi il non accettare che siamo noi che creiamo la nostra realtà, quindi che tutto è già dentro di noi. È considerare l'immaginazione, immaginazione, fantasia e la realtà, appunto esterna, la realtà, quella solida, vera, che non può essere modificata. Mi capita molto spesso in sessione con persone che sono poco consapevoli e magari stanno facendo le affermazioni anche da mesi, se non anni, e ovviamente non hanno nessun risultato, che mi dicono: eh sì, hai ragione, però la realtà mi dice il contrario. Qui proprio c'è un problema, ma non accettazione del nostro potere, di chi siamo veramente. Quindi tu stai sempre vivendo dal finale, ma stai vivendo dal finale in una versione di te vittima, che noi viviamo dal finale appunto vittima o creatrice o rifiutata o coccolata. Noi siamo sempre Dio o anima o sei superiore. Okay, identificato con determinati pensieri. Sei sempre Dio, ma sei in una versione di Dio vittimistica, vittima della sua stessa mente. Quindi, cosa bisogna fare? Prima di tutto, a mio parere, io quello che consiglio sempre è quello di riportare prima di tutto in una posizione, in un ruolo di potere, perché è molto più semplice. Quando tu vivi da quel finale, io sono la versione di me che manifesta sempre tutto ciò che desidera. Io sono la versione di me che è magnetica per qualsiasi desiderio o quant'altro.
È molto più semplice poi mantenere lo stato di desiderio realizzato nei momenti di dubbio e di paura che possono essere abbastanza normali a seconda di qual è il nostro self-concept di base. Perché che ci piaccia o no, il nostro self-concept, che è il concetto che abbiamo di noi stessi in relazione a qualcosa, è fondamentale perché chi parte da un self-concept molto negativo, bassissimo, con zero autostima, con zero consapevolezza di poter manifestare la propria realtà, con zero fiducia nel prossimo e nella vita in generale, mi dispiace dirlo, ma dovrà fare più lavoro, nel senso investire più energia, è ancora più motivato a distaccarsi. Quindi smetterla di identificarsi e di vivere da quella fine e identificarsi con una nuova storia, quindi vivere dalla fine di quella nuova storia. Questo tipo di self-concept è associato moltissimo alla ricerca di validazione nel 3D, perché abbiamo bisogno che qualcuno ci dica che siamo belli, intelligenti, che siamo amate, che siamo questo, che siamo l'altro. Prima di sentirlo noi, perché chi viene asfaltato dalle circostanze e se ne va in uno stato emotivo veramente, veramente negativo è perché sta cercando di manifestare dal trauma, non e dalla ferita e dalla vecchia identità, con un self-concept super negativo. Quindi sta vivendo da una fine che non è quella del desiderio realizzato, nonostante si facciano le affermazioni. Quindi, a seconda di che self-concept si parte, io consiglio di accorciare la distanza, di manifestare a step, quindi di scegliere una fine che è più accettabile per il vostro mentale, ma di mollare completamente la ricerca di validazione nel 3D. Perché è inutile che mi dite, non ho guardato i social, questo però comunque ancora mi ignora, perché comunque tu stai vivendo dal finale in cui tu stai osservando ciò che tu osservi e percepisci, è l'indice di dove sei come finale, che versione di te stai incarnando. Quindi da lì bisogna spostarci al nostro finale e interviene la tecnica, che possa essere l'affermazione, le affermazioni robotiche, la visualizzazione, la scrittura, quant'altro. Sono tutti strumenti che ci aiutano a riportarci alla persona che vogliamo essere. Ciò che manifesta è l'essere, non il volere. Non l'affermazione in sé. Se voi fate questo esercizio e prendete una qualsiasi situazione e gli date due interpretazioni differenti, una a vostro favore, una a vostro sfavore, voi noterete che l'unica possibilità che avete di capire se una è positiva e una negativa è attraverso la vostra emozione. Ok? Quindi facciamo finta, voi che non avete emozione, siete un pezzo di ghiaccio, abbiamo solo i pensieri. Come faremmo noi a riconoscere che un pensiero è, tra virgolette, in allineamento o non in allineamento a quello che noi vogliamo manifestare? Non potremmo, perché i pensieri sono neutri, hanno tutto lo stesso valore. Quindi, quello è il primo strumento che ci è stato dato per fare l'esperienza umana. Il secondo strumento è l'emozione. L'emozione ci dice che quell'interpretazione che noi stiamo dando è negativa o positiva, in allineamento o non in allineamento. Se l'emozione è spiacevole, ovviamente sarà non in allineamento, se l'emozione è piacevole, sarà in allineamento. Quindi usiamo questi strumenti per shiftare, capire prima di tutto, scusate, in che versione di noi siamo e poi per scegliere una versione diversa. Si fa prima attraverso il pensiero, perché è la cosa più veloce, quindi affermazione, io sono la versione di me che è felicemente in una relazione con persona specifica. Quello che faccio nel 3D non me ne frega una beata mazza, scusate il termine. Faccio quello che faccio tutti i santissimi giorni, non aspetto, non controllo, non mi chiedo cosa devo fare per vivere dalla fine. Fai quello che
ti riporta alla sensazione di desiderio realizzato, ma non il desiderio con il centro della nostra attenzione, l'oggetto del desiderio. Il centro della nostra attenzione deve essere chi siamo noi e che persona, che se il concept, che ruolo stiamo incarnando in relazione a quello che noi desideriamo. Questo è vivere dalla fine e ci vuole persistenza. La persistenza però non è persistenza dalla versione di noi che non ha quello che vuole, è la persistenza del ricordarci, del stare fermi nella versione di noi che ha ciò che desidera. Toglietevi dalla testa che ci sono dei video che vi possano dare l'illuminazione, nel senso qualche informazione nuova. Non c'è una informazione nuova, la legge è semplice. Quello che è, tra virgolette, sembra difficile è uscire, smetterla di identificarsi con un finale, una versione di noi che non ha quello che vuole, e identificarsi con una versione di noi che è completamente estranea, fuori dalla nostra comfort zone, quello che abbiamo sempre sperimentato in precedenza. Non c'è altra difficoltà, la comprensione della legge è veramente semplice, sono veramente pochissime cose da ricordare. Quindi uscite anche da questa versione di voi che continua a ricercare informazioni, uscite dalla versione di voi che sta cercando di manifestare e portate il focus a incarnare la versione di voi a desiderio realizzato. Vi assicuro che la versione di voi a desiderio realizzato non è la stessa, ma proprio anche nella modalità di sentirsi, nella modalità di agire, nella modalità di vedere la vita in generale, che è quella che state incarnando in questo momento. Ci sono molti di voi che sono ancora, non dico depressi, però emotivamente molto demoralizzati perché non hanno risultati con la persona specifica. Dov'è il focus? Alla persona specifica, all'oggetto. Il focus non è al mondo interiore. Quindi, per vivere dalla fine e stabilizzarla, l'unica cosa che serve fare è riportarci alla versione di noi che pensa dalla fine. Quindi io sono la persona che, o la donna che è sempre scelta, che fa la scelta, che è fortunatissima in amore, e ve ne dovete fregare di quello che vi dice il mentale o che vi dice il 3D. Perché se no la fine in cui siete è sempre una fine che non vi soddisfa, che non permette al 3D di confermare i vostri nuovi, i vostri assunti. Perché anche se voi ripetete, in realtà non state scegliendo di identificarvi con la versione, con quella versione di voi, ma state scegliendo di identificarsi con la identificarvi, scusate, con la versione di voi che utilizza gli assunti per ottenere qualche cosa. Quindi non ce l'ho. Ok? Quindi ragazzi, tanta consapevolezza e ovviamente persistenza, ma in chi voi siete, non in cosa volete. Bene ragazzi, per oggi è tutto, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!